Ma io spero che si ritorni ad avere, non dico gli allori di un tempo, ma col tempo sì. Noi vogliamo crescere, vogliamo fare un qualcosa per soddisfare il pubblico molto esigente di Cuneo, perché è un pubblico esigente. Abbiamo lavorato sul femminile, sapete tutto, sul maschile abbiamo trovato questo accordo con la squadra di Busca, per cui giocheremo la B2 a Cuneo e vediamo le serie minori ancora a Cuneo e una a Busca. Quindi cerchiamo di là. Purtroppo l'accordo noi l'abbiamo raggiunto venerdì e non è che abbiamo già avuto il tempo a fare organigrammi, a fare tutto. L'unica cosa che vi do la certezza è che giocheremo a Cuneo al palazzetto con la B2. Il futuro del volley a Cuneo, noi speriamo che passi da Busca anche, e questo è il motivo fondamentale per cui abbiamo avuto una bella intesa con Cuneo e speriamo di ritornare ai fasti che hanno fatto Cuneo e Busca, un binomio valido per 7-8 anni, sperando che non capitino più le disgrazie di allora. Quello è quello che ci auguriamo vivamente tutti. E noi guardiamo in alto, poi se ci dobbiamo fermare prima o dopo, io spero che non ci dovremmo proprio fermare, andare avanti. Le persone che sono all'interno di questa organizzazione della Sporting Cuneo sono tutte molto motivate e quindi noi ce la mettiamo tutta. La volontà c'è, l'entusiasmo non manca. E questa è l'unica cosa certa, che sarà Monica Cresta che allenerà i maschi giovani, perché sarà una squadra fatta di giovani, magari con l'inserimento di qualcuno di esperienza, perché serve, però con Monica abbiamo dato un'impostazione che la squadra deve essere giovane e quelli che sono andati via, che speriamo ritornino.